Dopo una lunga attesa, i romani e i turisti possono finalmente visitare un luogo unico, il Parco archeologico del Celio, con i suoi grandi reperti marmorei. Il sindaco Roberto Gualtieri, che ha inaugurato il polo museale, appassionato di storia romana, ci introduce alle bellezze del Museo della Forma Urbis. La forma urbis severiana, questa grandissima ricostruzione della città di Roma, incisa su 150 lastre di marmo e ricostruisce con una scala molto ampia, perché sono più di 200 metri quadrati. Sapete, fu realizzata da Settimio Severo, quindi all'inizio del III secolo, ma soprattutto oggi per la prima volta non solo possibile rivederla, ma possibile rivederla in modo, secondo me, molto intellegibile, molto importante. Anche il sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale, Claudio Parise Presicce, si sofferma sulle particolarità del sito. Il Celio è la cerniera, il punto di raccordo tra l'area monumentale, il foro imperiale, il foro romano, il palatino, il colosseo, e la via più antica, cioè un altro segmento, la prima via consolare, con tutte le sepolture che accompagnavano, diciamo, il percorso della via verso sud, questa cerniera è costituita proprio dal Colle Celio. E la sua storia è una storia, come ha già detto il sindaco, che racconta, diciamo, una vicenda molto particolare, perché, diciamo, le tracce, possiamo ricondurre fino alla fine del Cinquecento, quando, diciamo, era una vigna, la vigna Cornovaglia, ma l'episodio forse dal punto di vista urbanistico più significativo fu il fatto che in epoca napoleonica, durante la dominazione napoleonica tra il 1809 e il 1814, in questo luogo furono riversate tutte le terre degli sterminio che furono compiuti presso il Colosseo, presso il Palatino, presso il Foro Romano. E quindi sostanzialmente è diventato un colle artificiale ancora più alto di quanto non fosse conservato in epoca precedente. Il sindaco spiega anche come questo risultato faccia parte di un più ampio progetto che culminerà con l'apertura dell'antiquarium, sempre sul Colle Celio. Come sapete, si è conclusa proprio da poco, da pochi giorni, la deadline della presentazione dei progetti del concorso internazionale per la realizzazione della nuova passeggiata archeologica. Quindi adesso verranno esaminati e verrà selezionato il vincitore, quindi potrà partire anche quest'altro pezzo importante. La metro, la stazione metro Venezia è partita e sarà non solo un'infrastruttura della mobilità, ma sarà una grande, diciamo, stazione archeologica, un grande museo archeologico che ci consentirà di andare in profondità e di recuperare una dimensione di verticalità della stratificazione di Roma, che rende unica la stratificazione di Roma. È stata fatta l'anastilosi, il primo pezzo, e quindi della Basilica Ulpia siamo andati in verticale sopra. Con le passerelle cercheremo di collegare in orizzontale, di rendere più fruibile i fori imperiali collegati al foro romano e al loro contesto. Quindi ecco, queste varie dimensioni orizzontali e verticali e di intreccio tra lavori, diciamo, di rigenerazione urbana, di mobilità, ma lavori appunto anche di recupero e valorizzazione del patrimonio storico archeologico, ci danno un quadro appunto di un grande cantiere. Una visita piacevole già oggi, in attesa di gustare un buon tè nella coffee house del parco, che a breve riaprirà al pubblico per tornare agli antichi splendori.